Via, si comincia anche con un po' di impianto elettrico. Vado a togliere dal preassemblaggio, inserisco tutti i fili. C'è veramente soddisfazione a rimetterlo insieme perché i pezzi singolarmente sono venuti molto bene e quindi è veramente un piacere fare le cose così. Ecco, sono tanti piccoli lavori semplici. Appunto, un restauro sembra una cosa impegnativa e per certi versi lo è, però vinto il primo momento di sconforto a vedere tutto insieme, che sembra un lavoro complicatissimo, appunto lo si può dividere in tanti piccoli lavori che poi sono relativamente semplici. Ecco, a parte alcuni incagli che possiamo trovare, ma in linea di massima, ecco, il discorso è quello, quindi non facciamoci prendere dal panico. Ecco qua tutti i comandi. Qui c'è tutto l'impianto elettrico che ho rimesso a nuovo. Invece che sostituirlo completamente, ho preferito cambiare i cavi che erano sciupati e cercare di mantenere il più possibile l'originalità. Ecco, lo vado a stendere. Ci sono gli appositi gancettini e quindi è una cosa relativamente semplice. Ora non li voglio sforzare, quindi cerco di passare tutti i morsetti all'interno. Ecco qua. È stata un'operazione non difficile, ma nemmeno facile. Insomma, comunque bisogna metterci sempre un po' di concentrazione, perché con i fili è possibile fare un arrosto, è possibile farlo su tutto, ma soprattutto sulle cose elettriche, perché la corrente è difficile da sapere gestire. Comunque sono impianti relativamente semplici, ecco, tutto sommato non è una cosa impossibile. Ecco, allora qui poi andrò a inserire la bobina. Qui faccio passare ancora tutti i cavi all'interno degli appositi gancetti. E qui c'è tutto il cablaggio del clacson e dell'avvisatore dello stop posteriore. Ecco. Veniva avvisatore acustico, ma era già il clacson, quindi questo lo faccio passare di qua e lo preparo per il bulbo. E poi andrò a collegare i fili al regolatore. Vado a mettere anche qui un po' di grasso a rame, stando attento di non toccare gli altri connettori, altrimenti fa ponte e, come mi è già successo, è come se uno facesse fare un cortocircuito e non è bello, perché il grasso a rame ovviamente è conduttivo. Allora, qui abbiamo i fili, il rosso che va collegato a B più e quest'altro marrone che va collegato alla C di chiave. Questi altri tre poi sono i cablaggi che provengono dall'alternatore del motore. Qui invece andiamo a collegare il filo di massa con la vite del telaio, e anche qui vado a mettere un po' di grasso a rame per essere sicuri che faccia bene contatto all'interno del telaio. Ecco, qui vado a stringere e diciamo che così abbiamo fatto. Qui poi abbiamo l'altro pezzo di cablaggio che va ad alimentare il fanalino posteriore, e lo colleghiamo dopo insieme al parafango posteriore. Ovviamente una breve panoramica sul cablaggio. Ecco, poi qui andrò a collegare il morsetto della bobina. Qui ci sono i due terminali,
è tutto molto ben strutturato, insomma, essendo una moto, ecco, di quegli anni lì, voglio dire, ecco, è strutturato molto molto bene. Qui vado a collegare i due fili del bip bip, come lo chiamo io, del clacson, e ci siamo. Qui abbiamo l'interruttore dello stop posteriore. È particolare perché è denominato normalmente chiuso, cioè quando la molla, diciamo così, è in posizione di riposo, non è caricata, il circuito viene chiuso, mentre invece quando il pedale, insomma, forza sulla molla, il circuito è aperto, quindi non c'è passaggio di corrente e la lampada non viene accesa. Ecco, appunto, io l'ho smontato tutto, anche questo per verificarlo, e adesso lo andiamo a rimettere insieme. Ecco, poi c'era questa padellina qui da ricromare e quindi ho preferito smontarlo. Ecco, vado a posizionare la guarnizione nuova, prendo un po' di grasso dal barattolino come al solito e lo vado a mettere un po' dentro. Il grasso, come al solito, dico sempre, non mi stancherò mai, serve sia per lubrificare sia per non avere quel fastidioso discorso della corrosione oppure diciamo così, dell'ossidazione dei contatti, e quindi ha una duplice efficacia. Poi vado ad avvitare il canottino, così di scorrimento, l'ho soprannominato io così, sulla padellina che ho fatto zincare nuovamente. Ecco, c'è i suoi dadini di ottone. Qui non c'è problema perché il nottolino è isolato e anche se vediamo tutti i metalli che si toccano e l'asta di scorrimento è quella, però non ci sarà passaggio di corrente proprio perché il nottolino è isolato. Ecco, vado a stringere tutto come si deve perché non si deve muovere. Ed ecco qua. Quindi vado a dare un'ingrassatina anche alla molla e al meccanismo, almeno siamo sicuri che non dovrò riaprirlo, per fortuna. Ecco, lo vado a inserire all'interno. Ecco qua, nell'alloggiamento metto la guarnizione. Questa oltretutto serve per non far toccare i due poli, vedete, isolarli dalla carcassa, altrimenti sarebbero sempre in contatto e il circuito sempre chiuso. Quindi quella guarnizione lì è essenziale. Allora vado a unire il tutto, stando attento a non piegare i labbrettini prima del tempo. E prima di serrarli, scusate, vado a provare il tutto con il tester, così se c'è qualcosa che non va, vedete, li tengo serrati come se dovessero essere stretti. Se c'è qualcosa che non va, siamo sempre in tempo, diciamo così, per tornare indietro. Ecco, io ho settato sul sonoro in modo che se c'è un passaggio di corrente lo sentiamo. Ecco, ok, quindi funziona. Vado a premere il pulsante come se il pedale ci insistesse e il contatto viene aperto. Rilascio e funziona. Quindi possiamo chiudere. A questo punto posso andare a piegare tutte le labbrettine delicatamente, così chiudiamo tutto il complesso. Ecco, ce ne sono 4, quindi dovremo andarne a piegare 4, ovviamente. Poi andiamo a mettere tutto sul telaio. Ecco qua, bello e revisionato. Ecco qua, vado a mettere l'interruttore sul telaio in questo modo. E poi
il pallino che serve per spingerlo. Poi effettuiamo i collegamenti. Ecco qua. Inserisco il gommottino che serve per protezione a tutti i cablaggi e poi collego ovviamente i due terminali dell'impianto, così tutto il circuito sarà completo. Inseriamo il primo polo e stringiamo il morsetto. Poi anche l'altro e siamo a posto. A questo punto inserisco il gommotto a chiudere tutto. Vediamo se riesco a farvelo vedere senza far vedere le mie mani. Ecco qua. Un lavorino molto pulito, ecco. Perfetto. Poi faccio passare tutti i fili dell'impianto elettrico del fanalino posteriore e si comincia a vedere un pochino la luce in fondo al tunnel. Perché, come vi dicevo, sembrava un progetto semplice, ma tante volte i progetti semplici ingannano e, come in questo caso, si è rivelato per tante cose un calvario incredibile, però vabbè. Più che altro poi piccola critica, io non sono mai critico, però sinceramente questa volta me la sento di dirlo, anche per trovare i ricambi. Insomma, si incontra tanta gente cafona che pensa di avere l'oro quando poi ha dei rottami e farglielo capire è sempre un po' una cosa impegnativa. Comunque, ognuno è libero delle proprie cose di fare ciò che vuole. Ecco qua. E gli altri fili che fanno capolino. Magari se metto prima quelli corti è meglio. Allora, uno per volta, perché il foro è quello. E l'ultimo sono la massa, l'impulso dello stop e l'impulso dei fari. E qui ci siamo.